Oh mio Dio! Ciao ragazzi, Anime News anche oggi. Andiamo a vedere quali sono le notizie più belle di questi ultimi giorni, perché ci sono stati tanti annunci e tante conferme che aspettavamo da un bel po' di tempo. Iniziamo dall'annuncio della seconda attesissima stagione di Made in Abyss, che probabilmente sarà pure l'ultima, e sappiamo che uscirà nel 2022. Vi ricordo che la prima potete recuperarla sia su Vid che su Prime Video e addirittura pure su Netflix. È stata rilasciata pure questa immagine promozionale che vedete ora a schermo, e vi ricordo che però questa seconda stagione, per essere vista, è necessario prima vedere il film, che attualmente è possibile vederlo tramite fansub, ma vi ricordo che sicuramente uscirà quest'anno da Dainit, quindi doppiato in italiano e legalmente. L'anime di Overlord riceve finalmente la sua quarta stagione, che in verità era stata già annunciata diversi anni fa, quando era finita la terza, però la conferma a quanto pare arriva solamente in questi giorni, ed in più pare si stia parlando pure di un film. In realtà nel momento in cui sto registrando non c'è ancora un annuncio proprio ufficiale al 100%, perché quello dovrebbe arrivare proprio nella giornata di oggi, ma se il video lo state vedendo è perché sicuramente è uscito. In ogni caso, nel caso in cui ci dovessero essere dei cambiamenti, vi farò sapere qua sotto nei commenti. La chica che vedete là dietro ci dice che la terza stagione di Kaguya-sama, non sappiamo ancora quando uscirà, però è stata già confermata un po' di tempo fa. Ma in ogni caso sappiamo invece quando uscirà un bel OVA, un episodio speciale, che a quanto pare potremo vedere a brevissimo. Infatti il 19 maggio uscirà questo episodio speciale di Love is War, che adatterà i capitoli 64.5, 83.5 e 96 del manga. Per quanto riguarda la terza stagione, ci aspettavamo tutti quanti che alla fine sarebbe uscita proprio quest'anno, ma non sappiamo ancora nulla, e quindi a sto punto o esce ad ottobre o non esce più. Cioè se ne parla l'anno prossimo. Sì, però io con sto naso tappato veramente non riesco a parlare. Ma so già che vi starete chiedendo da dove cavolo viene questa maglia bellissima di Nezuko-chan in condizioni alquanto ambigue. Ebbene, sappiate che viene sempre dall'Otaku Box. E questo pupazzetto di Levi e questa Remi miniatura direi che mi piacciono un bel po'. Se quindi siete interessati a un Otaku Box, quindi a questa serie di gadget, figure, magliette a tema anime che escono veramente in maniera molto simpatica, randomica e veramente di solito ti stupiscono sempre, vi lascio il link qua sotto in descrizione e nei commenti. Vi ricordo che ogni mese il contenuto della box cambia, e se mi seguite su Instagram saprete anche che all'inizio del mese so anche un po' qual è la figure che potrete ottenere. Quindi tutti i link li trovate qua sotto. Ovviamente non posso perdermi il trailer. Oddio, ma è un episodio in piscina. Non c'è ma... Oddio, se c'è Lecce in Kaguya-sama. Oddio, c'è Lecce in Kaguya-sama. Oh mio Dio! Era Chika quella. Oh mio Dio! Oh mio... Non ce la posso fare. Non ce la posso fare! No. Ma che cazzo ci faceva una gallina? No, mio Dio. Mio Dio. Io questo lo volevo da Kaguya. Lo volevo. Un po' di ecchi. Un po' di cringe, un po' di trash. Va bene anche nel miglior anime romantico di sempre. Madonna mia. E niente ragazzuoli, io me lo guarderò tipo subito. Si prosegue con una cosa che non è proprio un anime, però so che a molti di voi può interessare, ossia una serie animata di League of Legends. Si tratta di una serie animata ispirata proprio al gioco LOL, infatti gli ideatori e i creatori sono gli stessi, ed uscirà su Netflix nella stagione autunnale, quindi si parla di settembre-ottobre. Beh, potrebbe piacere a tutti i fan di LOL, io non sono tra questi però... Potrebbe. Ma come si chiama in tutto questo? Il suo nome è Arcane. E concludiamo con un annuncio bomba, ossia un nuovo film di Dragon Ball Super, che pare sia stato annunciato. Ecco, in realtà, nel momento in cui sto registrando, un po' come per Overlord, non c'è ancora la conferma, però a quanto pare, nella giornata di ieri, la Toei ha rilasciato questi leak che anticipavano un film, che però dovrebbe essere confermato proprio domani, in occasione del 40° anniversario dell'anime e del Goku Day, che è un evento che si tiene ogni 9 maggio in Giappone. Quanto mi fa schifo questa N che c'ho. Questo film a quanto pare uscirà nel 2022. Ora, se domani dovessimo avere la conferma, magari uscirà pure un video promozionale, un piccolo trailer. Ovviamente ci porterò un altro video, farò anche la reaction. Però è possibile, come sempre, che magari non vada a buon fine, anche se questa volta sembra veramente trattarsi del leak più attendibile di tutti. Quindi al 99% questo film sì, ci sarà, e sicuramente ciò accadrà nel 2022. Detto questo ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate di queste notizie, fatemi anche sapere se acquisterete un Otaku Box, seguitemi su vari social qua sotto e ci vediamo in un prossimo video.